Rido come una gallina, aforismi e altro dalla contessa Ginevra. Se io non avessi fatto quel WhatsApp, quel video WhatsApp, non ti sarebbe neanche venuto in mente, non sarebbe neanche uscita la gallina che c'è in te. A parte Laura Gioia che lei la gallina non la dà a qualcun altro, nel senso la dà del termine, la gallina, non qualcos'altro, faccia cosa vuole lei, delle cose sue, vero? No, però rido, 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 effettivamente sembra che stia facendo l'uovo. Io sono una multipod. Allora, multipod sono, ti spiego cosa sono le multipod, che lo sto studiando nel marketing. Multipod sono quelle donne che fanno 2000 cose, sanno fare tutto e poi quando imparano a fare una cosa piantano lì e ne fanno un'altra e si sentono sfigate per questo, perché sembra che non siano determinate a portare a termine la cosa che fanno, ma in realtà la cosa la fanno, finiscono, si stancano, ne fanno altre, si chiamano multipod e questa è una qualità. Ma certamente che lei è una multipud con la D, vero? Perché se fosse un'altra consonante, tipo la T, non sarebbe molto avvicinabile, sa lei? Multipud, ha capito? Le lascio immaginare quale potrebbe essere l'altra consonante. Ah, bene, bene, questa classifica io la riconosco in lei. Non mi riconosco invece nella nicchia o in queste cose, perché io che modestamente credo di saper fare tante cosucce, però le voglio portare a termine. Ma in quale categoria mi mette lei, Laura Gioia? Ma non me lo dica, sa, perché se no non sto assolutamente più da nessuna parte. Dove mi collocate? O non mi collochi, guardi, mi lasci libera così come il vento. In una ciotola dividere i rossi dai bianchi. Sì, vabbè, pizza. Comunque, se posso dire la mia, Laura Gioia, anche lei ha una risata, direi molto particolare, lievemente satanica. Presente Dario Argento, Dario Argento, quello lì, no, che ti fa sussultare. Ecco, lei ha questa impostazione, un po' da brividi noir. Sì. Non ci posso credere. No, non ci posso credere. No, 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 non ci posso credere. Ma senta, secondo lei, Laura Gioia, ma gli stronzi sanno di essere stronzi e quindi sanno di essere stronzi e contenti? Stronzi e contenti. E comunque il mio psicanalista dice che è tutto sotto controllo. La neurologa dice che vado benissimo, non sono né esaurita né depressa, ma che cacchio sono? Va bene, sono e quindi esisto, esisto, sono che cosa? Mi piacerebbe tanto essere una stronza, perché secondo me gli stronzi non stanno male come stiamo male noi. Scusi se metto anche lei in mezzo a questo club. Cara carissima. Laura, vieni a cena con me? No, grazie. Mi sono fatta un po' di pasta. Con mio Gualtiero, vero che è il mio autista tuttofare, quello che ogni tanto gli dico, Gualtiero, abbassa il finestrino, perché è tutta metafora naturalmente, no? Abbassa il finestrino, che sarebbe abbassa i pantaloni, fammi vedere i bambi. Ecco, è lui, e vede, rido come una gallina.